Antonio Parinello, Maison 25. Ti vediamo in giuria anche qua nel concorso di Miss Urban Art e Mister Urban Art. Come sta procedendo questo cammino? Ma il cammino con tutti i nostri colleghi comincia bene, sta andando molto bene, siamo contenti. Noi di Maison 25 siamo onorati di essere qua con Urban Art, che ci ha dato la possibilità di partecipare a questo grande evento. E in giuria non è facile scegliere, perché le ragazze sono molto belle, come anche i ragazzi. E speriamo vinca il migliore. Beh, speriamo, dipende comunque da voi, noi siamo nelle vostre mani. Tra l'altro sei in ottima compagnia, ho visto. Beh sì, sono in compagnia anche dei Mammut, di una grande amica che è di Blend Capsule, tutti i colleghi fantastici, e ognuno di noi ha le sue idee, i suoi gusti. Ebbene, allora vedremo poi come andremo a finire. Speriamo bene, vinca il migliore. Un grazie ancora a tutti e anche a Urban Art, che ci ha permesso come negozio essere qua. Enrica Morsone, in giuria anche in questa occasione, quindi fuori da Miss Mondo e dentro Miss e Mister Urban Art. Sì, una bellissima serata, una serata diciamo anche un po' diversa, insomma i Mister non li avevamo mai visti, quindi insomma una serata divertente, molto molto divertente. Bellissimo. Benissimo, mi parlavo con gli altri giurati, mi diceva della difficoltà di scegliere. Sì, effettivamente è complicatissimo scegliere, anche perché sono ragazze molto belle, ragazzi molto belli, e gli abiti vengono esaltati molto molto bene, quindi è difficilissimo scegliere. E quindi niente, io ti auguro buon proseguimento di avventura. Grazie mille, grazie a voi. Walter Schiavone, se ti aggiri tra il pubblico di questa serata abbastanza particolare, in un connubio con Urban Art, che è poi un partner anche di Miss Mondo. Mi aggiro in mezzo al pubblico, sono anche coinvolto con Urban Art perché lui è il nostro main sponsor regionale, quindi sono qua per assisterlo a quello che sta portando avanti. La bella notizia è che Urban Art è anche mio sponsor nazionale, parteciperà alla finale di Gallipoli. Questa è una novità e ci tenevo a dirlo, e lo comunicheremo prossimamente. Vedo tantissime novità, ogni volta che ci incontriamo ci sono delle bellissime novità. Intanto Miss Mondo era Piemonte, Val d'Aosta ed è diventato anche Liguria. Sì. Rappresentiamo tre regioni, quindi il lavoro si fa importante, quindi dobbiamo darci da fare. Anche te, eh? E nulla, questo percorso che sta andando avanti sempre più importante anche con Urban Art e con tutti gli altri compagni di viaggio ovviamente di Miss Mondo, come procede? Tutti, ma ringrazio soprattutto Urban Art, che è il nostro main sponsor, che ci sostiene e ci permette comunque di portare avanti questo bellissimo progetto. Chissà chi sarà di noi, lo scopriremo.
siamo qua con Camilla Fabris che arriva e consegna il titolo. Sì. Alla nostra nuova Miss Urban Art. Sì, alla mia amica Martina che prima di essere una Miss è la mia amica e per me rimane nel mio cuoricino così e quindi sono ancora più contenta di passare il titolo a lei che so che se lo merita come ha meritato tutto ciò che ha ricevuto. Che cosa ti ha dato questo anno di Miss Urban Art? Mi ha dato tante emozioni, mi ha dato sicurezza in me stessa, mi ha dato la consapevolezza che c'era sempre qualcuno a supportarmi, un po' come una famiglia e quindi è stato molto bello per me e spero che Martina viva la stessa cosa da parte sua adesso in questo suo anno di presidenza, regnerà per quest'anno. Dai, esatto. Poi vediamo. E allora Martina D'Emilio. Sì, sono straemozionata, anche perché ci tenevo particolarmente a questo titolo. Inoltre, prima è passata Camilla, quindi non è una cosa così indifferente, perciò sono straemozionata stasera. Benissimo, quindi io faccio i complimenti alle nostre miss e in bocca al lupo per il futuro. Sì. Grazie mille. Giovanni Valentino Ferrera! Vincitore di Mister Urban Art, complimenti. Grazie mille. Un po', perché è la prima volta che facevo questo concorso, però è andata bene. E quindi sei pronto per affrontare un anno di solito Urban Art accompagna i propri ragazzi, quindi sarà un'avventura, immagino. Speriamo che sia un'avventura piacevole. È fantastica. E speriamo che sia l'inizio di tante altre vittorie. Speriamo. Lo spero molto. Mindfulness 05! Abbiamo concluso una serata direi piuttosto emozionante, intensa, lunga, piena di ospiti, piena di sorprese. Cosa mi raccontate di questa emozionante serata? Beh, innanzitutto ci siamo divertite tantissimo, è quello che secondo me conta di più. E poi è stata una bella serata insieme a tanti ospiti e soprattutto insieme ai miei colleghi Deborah Leone e Pietro Antonio Nevolo che hanno presentato insieme a me, quindi è stato tutto divertente, io direi così, no? Deborah, che dici? Sì, anche perché Urban Art è una famiglia ormai, quello che forse diceva anche qualcun altro prima, però è la verità. È una famiglia che porta avanti arte, creatività, moda, talento, musica, artisti, miss, ce n'è per tutti i gusti e quindi noi ci divertiamo, ci piace seguire questo percorso e vedere, e la cosa più bella per me che comunque presento, lo faccio già come lavoro diciamo, è vedere sempre il sorriso di chi vince, l'opportunità che si realizza sul volto delle persone, questa per me è la cosa più bella da vedere, quindi Urban Art dà tutto questo. Non è cosa da poco, e allora buon proseguimento perché so che ci saranno altri eventi, ce ne saranno tantissimi. Sì, tanti progetti ma sorprese. Chissà. E quindi sorprese, alla prossima ragazze. Grazie. Ciao. Ciao.
un applauso a Urban Art grosso, se no tutto questo non esisterebbe. Grazie Pietro, grazie Erika, grazie Deborah. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao.